Ciao ragazze, bentornate sulla nuova IGTV. Oggi è la volta di DEFA Cosmetics. Vi avevo anticipato tramite un sondaggio che avrei fatto, vi avrei parlato in maniera più approfondita sia di Space Oddity, l'ombretto della nuova collezione No Flash Please, la Metal No Flash Please, e anche ovviamente Strike che indosso proprio oggi. Trovate un video sul canale dove ne parlo sempre di prodotti DEFA, sia di kimono, l'acqua shake che l'ombretto mojito. Lo trovate sul canale, ovviamente recensito sul canale YouTube Biovale. Allora, sono molto contenta. Questi prodotti li trovate ovviamente su tantissimi e-commerce, sul sito DEFA e anche io l'ho presi su questi li ho presi su Ariel Beauty. La dolcissima Lavinia è super competente, vi aspetta nella sua bioprofumeria a Roma e ovviamente ha anche un e-commerce e tantissimi altri marchi di qualità. Ho la volta di ovviamente di Space Oddity e di Strike. Partiamo con Strike, sapete che mi ha rubato il cuore, ha folgorato proprio il mio corazon perché rispetto a Kimono, che è straordinario, bellissimo, davvero un colore molto 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 particolare. E ruba la scena Strike, però mi ha davvero stregata perché ha una componente fucsia. Io stravedo per le componenti fucsia così accese e ha dei riflessi, ragazzi, metallizzati bellissimi, meno metallici rispetto a Kimono, però ugualmente davvero ipnotici e stupendi. Ovviamente non rende l'idea, però si tratta, ragazzi, di un fucsia molto particolare con una componente magenta anche all'interno e i riflessi poi, ragazzi, sono stupendi alla luce. Davvero provare per credere. Questi rossetti hanno un rilascio omogeneo di colore già alla prima passata, non seccano le labbra, mentre, ragazze, è bene sempre preparare le labbra per poi applicare il rossetto, quindi scrub settimanali, lip balm sempre mattino e sera, quindi le labbra saranno morbide, senza pellicine, quindi alla fine pronte, non secche, ma pronte a ricevere il trattamento successivo, che sia il rossetto, il lip gloss, eccetera. Questi rossetti, questa collezione DEFA mi stupisce sempre perché ha la caratteristica, secondo me, come brand, un brand ovviamente made in Italy, siciliano, ha la caratteristica di avere, cioè di non presentare mai tonalità scontate. Le tonalità sono bellissime, collezioni sempre originali. Questa collezione è stata ovviamente apprezzatissima, ha suscitato un interesse davvero molto molto alto perché ha dei pezzi davvero particolarissimi, proprio molto belli. Parliamo ovviamente di rossetti che, come dicevo prima, hanno un rilascio pieno di colore, quindi sono altamente pigmentati, però non seccano le labbra. Guardate, è davvero morbidissimo. Ho applicato una passata di lip balm veloce e poi ho applicato lui, cioè si stende proprio con decisione, con fermezza, ma allo stesso tempo non seccano le labbra e non migrano fuori dal contorno labbra, durano anche molto. Naturalmente, dopo aver mangiato o bevuto, restano le labbra comunque colorate, quindi restano alla fine pigmentate. Ovviamente va ovviamente via proprio la brillantezza, cioè va via proprio l'effetto metallico, dopo diverse diverse ore, dopo aver mangiato, bevuto, pranzato, cenato, però resta ovviamente la tinta appunto restano le labbra colorate. Io sono molto contenta perché, a parte il design di questi, io l'ho già detto in quel video dove presentai Kimono, sono design molto accattivanti, molto eleganti, glamour, di tendenza. Sono tonalità, ragazze, non di tendenza, cioè sono tonalità, ragazze, veramente di tendenza, glamour, molto accattivanti. Stessa cosa dicasi ovviamente per Space Oddity, che è una tonalità, ragazze, un ombretto fantastico. E si tratta ovviamente, come sapete, di un grigio lavanda pigmentatissimo dalla texture davvero quasi setosa. È un ombretto, ragazzi, è favoloso. È difficile descriverlo perché si tratta appunto di un grigio lavanda cangiante. Poi al sole fa dei riflessi unici. E di solito io applico questo ombretto e poi applico un velo di lip gloss. Sia Strike che Kimono sono ombretti che magari. Sono scusate, rossetti lipstick che da soli ovviamente rubano la scena. Se voglio un trucco magari più strong, sia occhi che labbra, naturalmente opto pure per
questo ombretto. E anche poi applico sopra sia ovviamente strike oppure kimono. Quindi quando voglio un trucco ovviamente che rubi la scena sia occhi che labbra, naturalmente opto per anche Space Oddity. E cosa dire, mi piacciono tantissimo, questa collezione mi piaceva tantissimo. Io ovviamente non ho provato tutto, c'è anche Sensuelle che adocchiai prima o poi e poi naturalmente ho strike, ho tre pezzi della collezione, ma sono uno più bello dell'altro. Infatti so che è stata apprezzatissima questa collezione, ha suscitato tantissimo interesse perché appunto ricordiamo ragazzi che sono prodotti con una qualità, sono vegani, sono ovviamente prodotti naturali che hanno all'interno degli oli, hanno all'interno olio ad esempio di vinaccioli, vitamina E, polvere di bambù, olio di argan. Hanno ovviamente prodotti che cioè, hanno all'interno degli oli, degli ingredienti, dei principi attivi che rendono poi il prodotto, una volta steso, lo rendono appunto ottimale e duraturo nel corso delle ore. Cioè un rossetto, questo rossetto ha all'interno degli oli che fanno sì che non riesca a migrare dal contorno labbra, ma allo stesso tempo resti idratante nel corso delle ore senza seccare. Stessa cosa dicasi per l'ombretto, scrivente, della prima passata molto pigmentato, per nulla polveroso, anche all'interno ha oli che gli conferiscono una buonissima resa sulla palpebra. Io non ho la palpebra particolarmente oleosa e neanche secca. A me durano tanto gli ombretti, anche senza primer. Mi feci una Instagram story, se mi pare, uno scatto dove la sera era ancora presente sulla palpebra, ma la sera tardi, parliamo delle 10, 10 e mezza di sera, era ancora presente Space Oddity. Quindi davvero per la resa e la durata, e poi per le tonalità così belle, magnetiche e cangianti, davvero sono molto molto soddisfatta. Niente ragazzi, mi faceva piacere appunto condividere con voi. Poi ragazzi, il design, io l'ho sempre detto, hanno una marcia in più secondo me, perché hanno un'eleganza e appunto una funzionalità, un'eleganza, anche proprio lo switch del rossetto è molto molto comodo. Poi questo rilievo, appunto con il simbolo del brand, è davvero molto accattivante. Una unicità sicuramente del dettaglio che fa ovviamente la differenza. Fatemi sapere se vi è piaciuta questa Instagram TV, questa IGTV. Vi aspetto nei commenti, spero che vi sia stata utile. Vi ricordo il video sul canale relativo a kimono, relativo all'acqua shake, struccante bifasico ottimo, mi sono data benissimo, infatti lo riacquisterò quanto prima. E poi Mojito, l'ombretto davvero molto molto bello, Tiffany estivo e davvero molto vibrante. Fatemi sapere ragazzi nei commenti e grazie per la visione. Un bacione, ciao!